a nascere, da quando ero piccolo, mio padre verso sera, no, prima di andare a dormire, io abitavo in quella casa là, l'ho già detto 50.000 volte, e allora mi raccontava una favola, una storia, in dialetto in indiso, la panzana. Ce l'è una panzana? La storia? È una storia non vera, inventata, perché quando uno dice qualcosa che è un po' strano, dice, vedete, se dovrà dire una panzanata, la panzana. Allora, mio padre, questa panzana che diceva mio padre, era la storia di un padre che era prigioniero col figlio su un'isola e voleva far sì che il figlio fuggisse da quest'isola, avesse la libertà e non vivere in un'isola. Oggi dicono l'isola felice. Lui, questo ragazzo, soffriva questa prigionia in quest'isola. E tutte le sere dicevo, pa, qui tu la panzana. Lui me la contava, cercava di modificarla, ma era sempre quella, ma a me piaceva tantissimo. Terza elementare, vado a scuola, l'abecedario sui diari, la maestra mi chiede su la storia di un uomo che era in un'isola, con tutto il bagaglio, che si chiamava Icaro, e che costruì con i pen dell'aquila, con un po' di cera, per far scappare, per far una via, per liberare dalla prigionia. Allora, e mi sono incazzato, sono venuto a cannere, vostra là la busta sul tavolo, ma te mi dico una pistolata. Perché? La tua panzana, l'hai scritta sul libro. Della storia dell'Icaro, le prigioniere in un'isola in Grecia. E mi ha guardato e mi fa, ah, mi sono, della panzana che mi quintava a me pa. E allora ho scritto, e mica credi a mo, dedicata a mio padre. E mica credi a mo, ai tuoi panzani di un tempo. De gente che su un brick, sgurata per aria. Ai storie immaginari de più così conscira sui bracci che si derviva incontro in ciel durà. O quanti volto pa quel gesto slargaial e se fermai dall'aria ed entri in dirci che birch la nostra fuga immaginaria, ma mica crediamo. E su i metusan inesti più e scira per far che volen via incontro in ciel durà. Grazie. Bravo. Bravo.